Si avvicina allo start del campionato di Serie A2 e prosegue la passerella di presentazione dei volti nuovi che comporranno il lungo percorso della VL di Pino Sacripanti. A dare il gas nel vero senso della parola verso la prima palla 2 sono stati questa volta Quirino De Laurentiis e Danilo Petrovic, che nella sede pesarese della Yamaha DNG Motorsport si sono presentati analizzando lo stato di crescita del gruppo in questa fase finale di precampionato. Siamo in un buon punto, l'ultimo torneo ci è servito secondo me molto per adeguare ancora un pochino le nostre cose che dobbiamo sistemare in campo. Siamo una squadra completamente nuova, quindi ovvio che, visto che non ci conosciamo, ad esempio io non ho mai giocato con nessuno di questo gruppo, quindi ho giocato contro ma insieme, quindi sicuramente ci vuole un po' di tempo per conoscerci. Ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno e secondo me ogni giorno che viene si fa qualcosa in più. E secondo me siamo in un buon punto, ci vuole un po' di pazienza, però io sono molto contento di quello che stiamo facendo. Secondo me abbiamo un buon potenziale come squadra e ci vuole, come già detto, il tempo che tutto si sistema e che ci si perfezionano delle cose. Penso che in queste settimane si è visto dei miglioramenti graduali settimana in settimana e non è facile, perché comunque non saremo probabilmente pronti al 100% dall'inizio del campionato, perché siamo una squadra nuova, tutto nuovo, quindi non sarà facilissimo, però ci stiamo lavorando molto bene e penso che si vedano le migliorie che abbiamo apportato nel nostro gioco, sia offensivo che difensivo. Anche nell'ultimo torneo abbiamo fatto secondo me due ottime amichevole, sia Pavellino che Coscafati, che è una categoria superiore comunque, e rispetto a già al torneo della settimana prima contro Forlì, secondo me abbiamo giocato molto molto meglio. Ora abbiamo queste ultime due partite dove poter mettere a posto, diciamo, le ultime cose, e poi inizia il campionato, tante partite, poco tempo, quindi poi le cose si sistemeranno partita dopo partita. Io sicuramente in questa squadra mi reputo come, diciamo, un specialista, devo essere pronto in qualsiasi momento della partita. Ci saranno le partite dove giocherò meno, ci saranno le partite dove sicuramente giocherò di più. Non sono un giocatore che guarda il minutaggio, perché credo che anche in pochi minuti posso fare tanto e che ho le qualità di farlo. Quindi veramente mi concentro su ogni singolo momento e minuto che coach mi dà in campo e cerco di aiutare la squadra in qualsiasi momento della partita. Siamo quattro giocatori a disposizione della squadra, non siamo egoisti, secondo me ci sposiamo molto bene, chi per una caratteristica, chi per un'altra, ma anche chi cioè nel senso, se abbiamo delle caratteristiche simili. Io penso che il basket ormai è cambiato tanto, quindi non c'è più un giocatore che faccia una cosa e un altro che faccia un'altra, ci sono tanti che possono fare tante cose, come dicevo anche i primi giorni.